Bentrovati e benvenuti al nostro usuale podcast del lunedì, primo podcast del secondo anno di podcast, giustamente. Oggi mi ha cazziato Simone, non oggi, mi ha cazziato prima. Ora Simone dirà no, non l'ho cazziato, no, Simone mi cazzia e fa bene a farlo. Diciamo che io mi sono un po' sconnesso, ho perso il segno della successione delle pubblicazioni sul Patreon, per cui ho fatto un po' di casino. Giovedì scorso avete visto che si è concluso il la Genesi di Germanico, di cui invece avevo già parlato, e quindi ve lo siete preso in anteprima rispetto alla seconda parte del racconto. Per cui oggi non è che posso parlarvi di quello di cui vi ho già parlato la settimana scorsa. E lo stesso mi ha cazziato, sempre Simone, perché ho già dato, no, per sepolto il Patreon. No, il Patreon non è sepolto. La fine delle pubblicazioni, come sono state fatte finora, è maggio, per cui manca ancora la settimana. E poi, come vi ho già detto, il Patreon cambierà faccia, cambierà modo di essere per lasciare spazio nostro operativo per sviluppare il canale YouTube e per continuare a scrivere, ovviamente, come sempre. Quindi il Patreon cambierà innanzitutto le richieste contributive per voi pochi fratelli che mi seguite. E quindi, anziché chiedere qui il pugno di euro, chiederemo un simbolico euro per continuare a seguirci e avere quelle piccole anteprime e quelle piccole integrazioni di tutte le settimane. Al posto di un racconto tutti i giovedì, o meglio un capitolo tutti i giovedì, vi riserveremo un racconto ogni due settimane, in modo da diluire un po' il nostro impegno qui su questa pagina, sulla pagina del Patreon, ma comunque di darvi qualcosa di inedito, di nuovo e di sperimentale, e qualcosa, soprattutto qualcosa di finito, non singoli capitoli di un libro molto lungo. Al limite saranno racconti da sporzionare in due volte, se saranno racconti abbastanza lunghi, ma normalmente cercheremo di stare botta e via. E continueremo a sentirci lunedì per il podcast. Podcast che a questo punto, essendo il racconto bisettimanale, sarà una volta a commento dello scritto. E quindi, dopo la pubblicazione del racconto, il lunedì farò due chiacchiere riguardo a quello che è stato pubblicato e eventualmente a come è stato concepito all'inizio, oppure quali sono gli stilemi, le implicazioni, insomma il sottotesto, come ho sempre fatto, no? E l'altro podcast, quello delle settimane in cui non avrete da leggerci perché dobbiamo diluire un po' l'impegno, invece parlerò di cose varie, dei fatti nostri, delle cose che ci piacciono, ma anche e soprattutto di come si muovono i progetti, i programmi del sodalizio. È un po' quello che sto facendo ora, no? Il sodalizio si sta articolando, è un momento particolare perché è primavera, abbiamo tanti fili sciolti che stiamo cercando di legare di corsa per non perderci. Quali sono questi fili? Il Patreon. Il Patreon è l'ambiente su cui ci sentite e, come vi ho detto, proseguirà, sarà un impegno nostro continuo, piacevole tra l'altro, perché ci divertiamo tantissimo, comunque un impegno, proseguirà con due racconti mensili e questo podcast del lunedì. Poi abbiamo il canale YouTube. Il canale YouTube del Sodalizio Wordsmith è animato il mercoledì mattina alle 10:15, con un video di me medesimo che chiacchiero di cose. Quindi video riguardo ai libri, video riguardo a curiosità della storia, video che stanno andando per la maggiore riguardo alle armi del Rinascimento che si vedono passare, si leggono passare nei romanzi,
video sui giochi che ci piacciono a noi, perché siamo anche dei gran balocconi e lo sapete bene perché ci conoscete, e ci piacciono anche i balocchi, i giochi da tavolo, e parlo anche di quello. Come avete visto, perché so che ci seguite, i video stanno migliorando di aspetto, di grafica, di luce, di suono, ma anche di argomento, un po' per esperienza mia diretta che ci sto provando, un po' per le costosissime, sì, costo, 20 euro, attrezzature che mi sono procurato, e soprattutto per i consigli di Michele, che mi ha seguito nei primi vagiti di questa cosa e ogni tanto mi dà delle buone indicazioni. Poi, oltre a questo, ci sono i contributi degli amici, tipo Andrea, che mi ha fatto le sigle di apertura e, insomma, sono cose che io ancora non so fare e che godo tantissimo quando qualcuno me le prepara. E quindi questo è un altro progetto in divenire, in continuo, del sodalizio. Poi che cosa abbiamo? Poi abbiamo l'ultima impresa. L'ultima impresa che avete visto voi qui su Patreon in anteprima nella sua veste della nuova edizione sta cercando uno zio, sta cercando un editore, e ci dobbiamo muovere assolutamente per trovare un editore serio, scusate, un editore grande, perché abbiamo Jolly Roger, ma Jolly Roger ha il suo fiato ed è quello lì. Io vorrei riuscire a esplodere, a portarlo fuori, e quindi sto cercando un editore per la seconda edizione revised dell'ultima impresa. Il libro è pronto, c'è da impaginare la nuova edizione, ma fondamentalmente è lì. Poi che cosa? Poi abbiamo l'assedio. L'assedio io l'avevo promesso per Pasqua, era una promessa da marinaio ovviamente, perché a Pasqua ero in alto mare. L'assedio attualmente è in fase di scrittura, diciamo che le ultime due settimane non è stato scritto niente sull'assedio, ma diciamo che anche che tutta la trama è buttata giù a canovaccio e devo mettermi da bravo bambino con le ispirazioni giuste a scrivere tutti i capitoletti. Per il momento sono nero su bianco una decina di capitoli, mi direte, tanta roba, sì, sul libro di 500 pagine, come sapete, quei 10 passaggi saranno 50-80 pagine, forse 80 pagine, dai, quindi non è male, arriverà, penso che arriverà dopo l'estate questa nuova edizione dell'assedio. Tempo di buttarlo giù, io il mese prossimo ho le ferie, stacco la spina dal lavoro, mi metto lì tutti i giorni da bravo bambino, mezza giornata, invece che andare al supermercato a guadagnarmi i soldi per le bollette, i soldi me li danno perché sono in ferie, e quella mezza giornata la posso dedicare a battere furiosamente la mia tastiera. E tutto questo perché? Perché abbiamo altri progetti. Queste due settimane abbiamo portato avanti la revisione ultima di un altro libro, che voi patronista avete già letto, avete già visto, che è 5 metri sotto. A questo punto il titolo sarà 5 metri sotto. Penso ci sarà un sottotitolo che potrebbe essere Firenze 2096, e Laura mi sta prestando la sua meravigliosa opera per la copertina, che era nata in un modo, poi è venuta, insomma ci sono tutta una serie di piccole commistioni, ma dai, avremo anche una copertina originale. E questo libro uscirà prestissimo, appena siamo pronti, quindi dai Laura, aspettiamo te a questo punto. Ecco, uscirà in autopubblicazione. Questo vuol dire che non ci appoggeremo ad una casa editrice, non ci appoggeremo a Jolly Roger, ma proveremo a pubblicarlo per conto nostro tramite il servizio, penso, di Amazon Print. Cosa vuol dire Amazon Print? Vuol dire che noi useremo la piattaforma di Amazon mandandogli il materiale digitale e pubblicandolo direttamente in forma fisica, non in forma elettronica, ma in forma fisica, sul sito di Amazon, per cui tutti potranno semplicemente acquistarlo da Amazon con un click. Ovviamente per i patronist ci saranno dei codici agevolati, sconto, scontissimo per voi, perché una volta che l'avete letto
magari non ve ne frega niente di averlo in cartaceo. No, non è vero, so che ve ne frega di averlo in cartaceo e di portarmelo a far firmare. Per questo, visto che ci avete sostenuto, non mi sembra assolutamente bello da parte mia farvi pagare un prezzo di copertina intero, ma semplicemente metteremo un codice sconto per voi in modo che lo possiate avere. Se questo non sarà eventualmente possibile, dobbiamo ancora indagare, faremo un'altra cosa: lo acquisiremo noi come autore, quindi al prezzo che consideriamo essere quello dell'autore, e ve lo porteremo brevi mano chiedendovi un contributo che coprirà quelle che sono le spese base di stampa e fiscali. Quindi meglio di così io non posso trattarvi, non so come fare. E questo, come avete letto, come sapete, è il progetto di 5 metri sotto di Firenze 2096, il romanzo distofico ucronico sul rugby subacqueo, su questa nuova Italia, su questo nuovo mondo. E sì, è un altro progetto, l'abbiamo portato avanti per tutto questo anno, ci sono volute comunque un paio di settimane per rimetterci le mani. Ora faremo l'ultima passata, le ultime virgole, prefazione, postfazione, quarta di copertina, colofone e tutto quanto, e io spero veramente a tempi brevissimi di poterlo distribuire. E voi mi direte, tutto qua? Tutto qua. Intanto a giugno, l'8 giugno, io devo essere a Milano. Io di persona devo andare a Milano perché a Milano faremo la presentazione e il lancio della antologia che abbiamo scritto su commissione di Jolly Roger, quindi con la casa editrice che ha firmato finora tutti i miei libri, per quanto riguarda questa opera mercenaria, quindi un'antologia mercenaria per conto della Wonder Company. Che cos'è la Wonder Company? È una casa che produce cosmetici di un certo livello. C'è un sito, se andate a cercarlo, insomma, è un'azienda piena di quattrini che ha sede in centro a Milano, in Corso Garibaldi, per cui insomma qui si parla del jet set, che si muove con dei possenti agganci sia televisivi sia dell'influencer, sia insomma una buona visibilità 2.0, e il mio editore gli ha venduto l'idea di fare questa antologia product placement, cioè ogni racconto di un autore diverso, io ne ho scritto uno solo su 7 racconti, ha il suo genere, e all'interno del racconto si parla di un prodotto di questa casa di cosmetici, di questa casa, come si chiamano le case che fanno cosmetici? Insomma, un prodotto di bellezza. Ed è stato, vabbè, bieca opera di mercenariato, direte voi. Sì, biechissima opera di mercenariato, ed è stata una sfida. Eh sì, perché va benissimo, per carità, sono un giovane scrittore, non più giovane, ma insomma giovane come scrittore, e effettivamente riuscire a mettere in saccoccia 2 lire, 2 euro con un racconto con un committente disposto a pagare qualcosa, non ci si sputa sopra. Ora, questo è un primo racconto, probabilmente ci guadagneremo veramente 10 euro, però se va tutto bene, se piace veramente come sta piacendo, ce ne faremo una ragione e ce ne sarà un altro fra 6 mesi da scrivere, il che vuol dire fine anno, il che vuol dire Natale, e quest'altro l'impegno è di farlo con un contratto e con dei soldi sul bancone. Soldi sul bancone vuol dire tante cose, perché vuol dire che noi come Sodalizio Wordsmith avremo un'entrata e potremo finanziarci i nostri progetti ad un livello professionale, e non più insomma io e Simone così nel nostro tempo e 2 lire messe in croce. E la sfida è stata per me di scrivere questo racconto con il requisito di includere e sottolineare, rendere in qualche modo centrale un prodotto del committente, quindi un cosmetico, senza tradire il mio modo di scrivere e senza uscire dal mio genere. Eh sì, perché è facile dire scrivo un racconto su un cosmetico,
lo metto al centro, ci costruisco intorno, ma io scrivo romanzo storico e questi cosmetici li fanno oggi. Tecnologia moderna, ricerca, laboratori, tutto quello che volete. Bene, in qualche modo ce l'ho fatta, ho tirato fuori la madre. La madre era qui nel cassetto. Chi è la madre? Su, dai. Caterina Sforza, la madre del gran diavolo, la tigre di Forlì, l'alchimista, una donna incredibile, una donna che alla fine del 400 ha segnato un'epoca, e si parla di femminismo. Potrei dire una donna con le palle, se non fosse maschilista è brutto dirlo, ma una donna con le palle. Ecco, Caterina Sforza l'avevo qui nel mio cassetto, perché prima o poi l'avrei sfoderata, perché è un altro di quei personaggi che lo metti sul palcoscenico e insomma non può non essere un successo. E l'ho tirata fuori, l'ho fatto fare una comparsata, un cameo, e intorno a quel cameo ci ho costruito il racconto. Siete curiosi? Sì, lo immagino. Non posso, ovviamente, visto che il racconto è stato venduto alla Wonder Company e quindi è incluso nella loro antologia, che è a marchio loro, non ve lo posso mettere qui sul Patreon, perché in questo momento non è esattamente roba mia, o meglio, è roba mia, ma ne ho dato l'esclusiva dei diritti all'uso dell'antologia, per cui non ve lo posso mettere qua. Ve lo potrò mettere qua forse fra un anno e mezzo, quando sarà passata l'acqua sotto i ponti, oppure se proprio vi punge vaghezza collezionare tutto ciò che viene pubblicato di mio, io posso acquisire delle copie di questa antologia e passarvele. Avranno un prezzo di copertina di 15 euro, eventualmente me lo dite e le vado a prendere quando facciamo la presentazione. Ah sì, per cui l'8 giugno a Milano vado a fare la presentazione, la kermesse ufficiale per questo prodotto, per questa uscita. È un'idea nuova che il Geminiani aveva da tempo, me ne aveva già parlato 3 anni fa, riguardo ad un contatto con una casa che fa sigari, però quel contatto poi insomma non è andato come doveva andare, ed è un'idea nuova quella di vendere ad un'azienda un'antologia, quindi un libro vero e proprio di racconti brevi, per cui alla fine roba che chiunque, un qualunque utente possa scorrere senza essere un letterato o un appassionato di lettura. Ecco, un'antologia che punti ai prodotti, punti alla cultura che sta dietro, eventualmente, ricordo si parlava di sigari, punti comunque, ammicchi pesantemente ai prodotti dell'azienda. È una cosa old style, è veramente di un'altra epoca, però è estremamente raffinata, estremamente gradevole. Può essere un ottimo regalo, una strenna per partner, rappresentanti, clienti o quant'altro. Oppure in questo caso diventa un prodotto a catalogo che viene messo lì, proposto ai clienti, eventualmente messo a parte di pacchetti promozionali, proprio per dare smalto ad un'azienda che normalmente si occupa del futile. Diciamo, normalmente si occupa semplicemente di un campo che è molto molto distante dalla letteratura impegnata o comunque dalla alta letteratura. E quindi si andrà su, si farà quello che dovremo fare, probabilmente ci saranno delle telecamere, faremo insomma le nostre parole in televisione, sagacia e quant'altro. Per cui primi di giugno, 7-8 giugno io vado su, Covid permettendo, e faremo questo. E questo è un altro progetto che ci ha preso del tempo i mesi scorsi, perché comunque poco poco, ma quanto ci si è messo? 2 o 3 settimane fra scriverlo, sistemarlo, editarlo e rimetterlo insieme. Poi passato a Jolly Roger e ne hanno fatto quello che ne dovevano fare. Insomma, di progettini ce ne sono tanti. Con questo Simone mi stimola a scrivere dei racconti sciolti e io vorrei uscire anche un po' dal mio solito genere, cioè non continuare a battere anche nei racconti sul romanzo storico rinascimentale. Ho delle altre aspirazioni nel cassetto, ho tirato fuori dei vecchi appunti, mi piacciono tantissimo.
e quindi probabilmente il primo racconto nuovo che scriverò sarà una cosa completamente diversa. Intanto il prossimo mese di mio, qui Simone mi potrà contraddire, mi riprenderà di sicuro. No, non ve lo dico allora. Ecco, non ve lo dico, perché sennò poi Simone mi dice: ah, ti sei sbagliato un'altra volta. Ci saranno dei racconti di Simone? Certo, anche perché a questo punto il podcast si dovrà animare a due voci, perché Simone scrive, cioè non sono solo io che scrivo, anche lui scrive e scrive bene, una verve completamente diversa dalla mia, però avete già visto i suoi racconti sul Patreon, no? Ecco, voglio dire, non è mica che devo scrivere soltanto io e lui si limita a correggermi le virgole, no no, il suo contributo artistico è meraviglioso e darà una bella sferzata a questo ambiente. Vi voglio dire un'altra cosa, siamo arrivati in fondo, oggi ho fatto tardi perché sto incidendo di domenica alle 7:30, tra l'altro ho proprio 10 minuti e poi devo preparare la cena. Ho fatto tardi, questa settimana ho lavorato i 5 metri sotto, ho lavorato al supermercato perché è stata una settimana un po' impegnativa e ho lavorato anche a YouTube. Oggi ho lavorato a YouTube, non ho registrato niente, ma sono andato a prendere i miei meravigliosi contatti. Per cui oggi pomeriggio l'ho speso parlando con persone. Va bene, ve lo dico, sono andato al Museo Stibert, sono entrato nel Museo Stibert e avevo fissato con Tommaso François, che è il casiere, il restauratore del museo, una persona splendida. Tra l'altro è stata la mia prima volta dopo lockdown, 2 anni praticamente, per cui ho ritrovato le persone meravigliose del museo e anche un velo di amarezza, un velo di, insomma, ci sono stati dei colpi piuttosto duri e non sto qui a lamentarmene, ma ne sono partecipe, ne sono comunque sensibile. Sono andato al museo per parlare con Tommaso, abbiamo chiacchierato un monte veramente e poi si è fatto il giro dentro il museo dopo la chiusura. Io vi dico, è un'occasione unica veramente, cioè entrare a fare quell'ultimo giro per chiudere le finestre e attaccare gli allarmi assieme a loro e nel museo quieto, in quest'area ferma, cioè ci sono veramente delle atmosfere in quel posto incredibili. E sì, e con Tommaso si parlava di spade giapponesi, perché sto intraprendendo questo piccolo percorso di video sulle spade giapponesi, o meglio sul confronto fra la spada occidentale e quella orientale. Sì, è un blockbuster, sì, è un clickbaiting, il primo video ha funzionato tantissimo e quindi proseguiremo su quest'onda. E sono andato lì perché io di spada giapponese non so tanto e sono andato lì per saperne di più. Sinceramente sono andato lì sperando che Tommaso si prestasse a mettersi davanti alla telecamera assieme a me per fare questa cosa a due voci con un certo lustro, invece lui ha declinato molto cortesemente dicendo di essere saturo di comparsate, ma si è dato più che disponibile non solo a condividere la sua esperienza di Aido, di Kenjutsu, di studio della lama giapponese, della quale lui con la sua usuale modestia mi dice di non sapere niente e invece ne sa a pacchi, ma soprattutto mi ha rimandato tutta una serie di contatti, tutta una serie di fonti per approfondire la questione e poter parlare finalmente in maniera informata della faccenda. E già quello che è venuto fuori oggi è divertentissimo. E quindi tante tante cose. Bene, 25 minuti, vi ho tenuto compagnia anche oggi, la mia missione è compiuta, siamo caldissimi, siamo in attività, questa primavera ci porterà una bella svolta e io sono molto molto fiducioso. A presto, a risentirci a lunedì prossimo e vi abbraccio tantissimo e alla prossima.